Bentrovati dalla redazione sportiva di Sesta Rete. Il Catania, come sempre, in primo piano e attesa per lunedì l'audizione dell'ex presidente del club rossazzurro Nino Pulvirenti davanti al capo della Procura federale Stefano Palazzi. Intanto sul fronte cessione del club, l'ex amministratore delegato del Calcio Catania Pietro Lomonaco avrebbe incontrato l'assessore al bilancio del comune di Catania Giuseppe Girlando per proporgli, presentargli un progetto di investimento. Faremo appunto il punto proprio su quanto sta avvenendo nelle ultime ore, quindi ci sposteremo in casa Palermo. Palermo sempre molto attivo sul fronte mercato, Palermo che continua a seguire nonostante le trattative si siano complicate De Frel e Araujo, mentre resta incerto il futuro di Belotti. Quindi ci sposteremo in casa Acragas, dove oggi è stato il giorno della presentazione del nuovo tecnico Nicola Legrottini. Infine parleremo di basket con Lupea, capo d'Orlando, scatenatissima sul fronte mercato. Questo e altro tra poco dopo la pubblicità. In apertura del nostro telegiornale, come sempre, il Catania, l'avete sentito dal nostro sommario, è attesa per lunedì l'audizione dell'ex presidente del Catania Nino Pulvirenti davanti al capo della Procura federale Stefano Palazzi. Intanto ci sarebbero novità sul fronte cessione del club. Infatti nelle scorse ore l'ex amministratore delegato del Calcio Catania Pietro Lomonaco avrebbe incontrato a Palazzo degli Elefanti l'assessore al bilancio Giuseppe Girlando per presentargli un progetto di investimento, ma ci dice tutto nel prossimo servizio Antonio Costa. In casa Catania il weekend appena iniziato non sarà certamente di vacanza, perché proprio da questo fine settimana la società rossazzurra sarà al lavoro su più fronti per preparare sia la linea difensiva nel processo di giustizia sportiva che il ritiro in programma a Torre del Grifo a partire da giovedì 30 luglio. Da lunedì 27 però cominceranno a rivedersi i giocatori che fanno parte dell'organico per le classiche visite mediche e i test fisici e atletici di rito, che poi porteranno all'inizio vero e proprio degli allenamenti. Sempre giovedì dovrebbe aver luogo la presentazione ufficiale di Pippo Pancaro, che di fatto ha già iniziato a lavorare da giorni allestendo il suo staff e pianificando nei dettagli il ritiro. Lunedì però sarà anche il giorno dell'udienza di Nino Pulvirenti dinanzi a Palazzi, e tutto porta a pensare che anche in quel caso l'ex presidente del Catania sia disposto a collaborare con la speranza di evitare la radiazione e alleviare la pena dei rossazzurri, che ad oggi restano comunque a forte rischio di retrocessione. Nel frattempo continuano ad arrivare nuove voci su possibili acquirenti intenzionati ad avanzare una proposta d'acquisto del Catania. Dopo la holding estera, infatti, è la volta di Pietro Lomonaco, che nei giorni scorsi avrebbe incontrato l'amministrazione comunale catanese per valutare l'opportunità di unire le forze e presentare un'offerta a Pulvirenti, mettendo così le basi per quel contatto che da settimane si ipotizzava come probabile per trattare la cessione della società rossazzurra. In casa Palermo invece si pensa soltanto al mercato, Palermo attivissimo, si continuano a seguire nonostante le piste si siano un po' complicate De Frel e Araujo, mentre resta incerto il futuro di Belotti, ci dice tutto Dario Giuffrida. Ci incontreremo di nuovo con la dirigenza rosanero e sicuramente ci saranno delle novità importanti. Firmato Giampiero Pocetta, l'agente di Gregor De Frel, l'attaccante francese in cima alla lista dei desideri di Maurizio Zamparini, rassicura così i tifosi rosanero sull'esito dell'affare riguardante il suo assistito. Pocetta ha parlato di un incontro già avvenuto con il numero 1 di Via del Fante col suo braccio destro Manolo Gerolin. In ballo soprattutto la natura tecnica dell'interesse rosanero per l'attaccante cesenate, il sogno dei tifosi del Barbera è però quello di vedere il transalpino in coppia con Belotti. Ma la storia del mercato di questa calda estate 2015 però potrebbe raccontare tutt'altro, nello specifico che la partenza del Gallo sia quasi propedeutica all'arrivo dello stesso De Frel. Su Belotti è forte infatti il pressing del Torino, Ventura vuole assolutamente il centravanti lombardo con sé, ma Zamparini per ora non schioda dai 12 milioni di valutazione. Proprio l'arrivo di De Frel potrebbe però ammorbidire la linea del presidente rosanero. Ma il Palermo è attivo anche sulla pista che porta Sergio Araujo, attaccante dell'AS Palmas. Il Palermo avrebbe già offerto 13 milioni di euro, ma il club iberico non si smuoverebbe dai 18 valutati. La speranza è che il passare delle settimane possa in parte aiutare a colmare la differenza fra domanda e offerta, ma Zamparini non si muove
muove solo per l'attacco e infatti intenzionata a regalare a Yekini un colpo anche per la difesa. Dovrebbe arrivare nel weekend Abdelhamid El Kawtari, centrale marocchino del Montpellier. Ad ore è previsto l'incontro per definire una trattativa che pare già in dirittura d'arrivo. Alla voce rinnovi è invece vicino l'accordo con Michel Morganella. Le parti hanno ricominciato a parlare e manca davvero poco per l'intesa sul rinnovo. Vicino quindi un nuovo quadriennale per lo svizzero pronto a legarsi al Palermo fino al 30 giugno 2019. La prossima settimana, verosimilmente, arriverà la firma. Nel capitolo uscite sono invece prossimi ai saluti Francesco Della Rocca e Ngoi. Su entrambi c'è l'interesse del Livorno, anche in questo caso gli aggiornamenti sono attesi per i primi giorni della prossima settimana. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Continuiamo a parlare di calcio, parliamo di Akragas, perché oggi ad Agrigento è stato il giorno della presentazione ufficiale alla stampa del nuovo tecnico Nicola Legrottaglie. Oggi è stata la giornata di Nicola Legrottaglie, il neo allenatore biancoazzurro si è presentato stamane ai tifosi nella conferenza stampa tenutasi allo stadio Esseneto. Avete preso un allenatore esordiente, spero di ripagare la fiducia che mi è stata accordata, chiedo ai tifosi pazienza e di starci vicino nei momenti non belli, lavoreremo con entusiasmo per creare questo gruppo. Sono queste le prime parole dell'ex difensore di Juventus e Catania che poi aggiunge un paio di dettagli tecnici. Il mio modulo sarà adattato ai giocatori che avrò a disposizione, avremo 22-23 giocatori con spazio per i giovani, faremo 2 settimane a Torre del Grifo e poi vedremo una struttura nelle vicinanze. Parole umili in linea con il personaggio che gli appassionati di calcio hanno imparato a conoscere durante la sua lunga militanza in Serie A. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per l'annuncio di un nuovo e importante colpo di mercato biancazzurro. Ad Agrigento arriva infatti Roberto Mauro Antonio, ex portiere di Ascoli, Grosseto e Carpi, innesto che dovrebbe garantire l'apporto di esperienza necessaria per affrontare la nuova categoria. Esperienza e gol che potrà certamente fornire Giuseppe Madonia, altro nuovo arrivo in casa Akragas. Nelle scorse ore è stato ufficializzato l'accordo con la punta ex Trapani. Il curriculum maturato agli ordini di Boscaglia parla chiaro, 34 reti che hanno contribuito al triplo salto del Granata con la chicca del gol firmato 2 anni fa in Coppa Italia al Meazza contro l'Inter. L'ultima stagione lo ha visto protagonista a Matera, dove sfiora la promozione in B fermandosi ai playoff, arrivati anche grazie alle sue 12 marcature stagionali. Madonia può risultare prezioso soprattutto per la sua duttilità, può giocare come finalizzatore centrale della squadra ma anche come ala o centrocampista di sinistra. Ma l'attenzione ai tifosi agragantini non è concentrata solo sul mercato ma anche sulla vicenda legata allo stadio Esseneto. Proprio ieri si è svolto un sopralluogo congiunto tra l'amministrazione comunale e la società guidata da Marcello Giavarini, sopralluogo che è servito soprattutto per un confronto diretto fra le parti. L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza l'impianto e di garantirne i parametri necessari per la Lega Pro e la funzionalità. Presto, riferisce Giavarini, partiranno i lavori. Adesso i tifosi aspettano che dalle parole si passi ai fatti. Lasciamo il calcio e con Umberto Pioletti andiamo a parlare di basket, in particolare dell'Upea Capo d'Orlando, scatenatissima sul mercato. L'Upea Capo d'Orlando e il suo cecchino, il club siciliano che milita in Serie A, ha infatti ingaggiato Simas Jasaitis, un'ala lituana di 202 cm per 103 kg proveniente dal Rytas Vilnius. Nato il 26 marzo 1982 a Vilnius, in Lituania, Jasaitis è un giocatore completo, un elemento di sicuro affidamento in termini di esperienza e talento. Autentico cecchino dalla lunga distanza, spesso oltre il 45% dell'arco in carriera, buon rimbalzista e abile a muoversi senza palla e grazie al mix di dimensione ed esplosività di cui dispone può giocare con profitto anche da interno. Vestirà la canotta Upea numero 13 e ricoprirà lo spot di ala piccola nel quintetto titolare allenato da coach Giulio Griccioli, ma potrà dare un contributo importante anche da ala grande in alcuni frangenti della partita. È cresciuto nel Marciulinus ma ha mosso i primi passi da cestista nella prima lega lituana con il Vilnius. Nell'autunno del 2001 è passato poi al Rytas Vilnius, dove ha giocato fino al 2006 vincendo ben 2 titoli nazionali, un titolo Nebel e una Uleb Cup. Ingaggiato dal Maccabi Tel Aviv, ha vinto poi il campionato in Israele nel 2007, poi ha militato anche in Spagna, al Saski Basconia, con cui ha disputato le semifinali dell'Eurolega, la finale di Coppa del Re ed ha vinto la Supercoppa e la Lega ACB. In Russia ha giocato per 2 anni con la Lokomotiv Kuban, con cui ha conquistato l'Eurocup nel 2013 ed è arrivato in finale di Coppa di Russia nel 2014, prima di fare il terzo ritorno in patria al Rytas nel 2015. Il neoacquisto dei Paladini ha militato nella rappresentativa Under 18
della Lituania nel 2004 ha esordito con la nazionale maggiore, con cui ha vinto un bronzo agli europei in Spagna nel 2007 ed è salito sul terzo gradino del podio nei mondiali in Turchia del 2010, un acquisto di grande spessore per l'Upea Capodorlando. Con questo per il momento è tutto, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione sportiva, vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.